100 giorni si prepara la carta di Milano contro la fame nel mondo. Veronesi, Fiorucci e Filippo Daverio ci dia 100 giorni all'Expo. Avanzano i cantieri dei padiglioni dei 140 paesi e si lavora intanto alla carta di Milano, protocollo mondiale sull'alimentazione come quello di Kyoto per l'ambiente. Il 7 febbraio la presentazione ufficiale con il premier Renzi e un video messaggio di Papa Francesco. Mancano 100 giorni all'inaugurazione e già ci si domanda che cosa Expo ci lascerà in eredità. Fra le tracce culturali, senz'altro la Carta di Milano, documento sulle risorse alimentari nel mondo, così come il protocollo di Kyoto, lo è per il clima. Elaborata da 500 esperti, in un grande evento all'Hangar Bicocca verrà presentata dal Premier Renzi il 7 febbraio. Tutti la potranno firmare durante Expo per darle ancora più forza quando arriverà all'ONU. Il profondo restauro della Darsena sarà invece una traccia materiale che Expo lascerà sulla città di Milano con le sue botteghe rimesse a nuovo. Anche durante Expo sarà una delle zone più godibili e da non perdere. Ci stiamo organizzando per quanto riguarda proprio lo street food. Non la vedo entusiasta, dicono 20 milioni di persone. È questo che mi fa un po' paura, che secondo me mi sa che sarà un po' un flop. Per il momento c'è chi dice che Milano è place to be, cioè un posto da non mancare nel 2015. Il New York Times, il Le Monde, la Lonely Planet stanno individuando Milano come la destinazione turistica del 2015. Per Expo molto lavoro si muove sotto traccia. Tanti nuovi hotel, tante nuove anche invenzioni. Stanno nascendo dei campi tendati originali per ospitare i giovani durante Expo. A Linate è arrivata la Milano Card, mezzi pubblici pagati, sconti nei musei, nei ristoranti, nei negozi e alla fine ti regalano anche un panettone, costo 7 euro al giorno. Inoltre abbiamo lanciato il primo China Point, quindi un ufficio in sezione centrale completamente dedicato al target turistico cinese. Incoraggiamenti per Expo arrivano anche dallo spazio. Manda il tuo video a Short Food Movie e contribuirai a costruire un racconto globale sul tema di Expo Milano 2015.